The outdoor industry produces worldwide. It's no longer about making a quick profit. What is needed is know-how, skill, and the right technologies for high-tech products. Made in Asia or made in Europe? The supply chain in uncertain times. Which is the best manufacturing location? Quando selezioniamo i fornitori, diamo importanza alla tecnicità del prodotto e anche alla valorizzazione del paese dove produciamo e della fabbrica dove produciamo, dando molta importanza ai dettagli e dando anche molta importanza alle persone e quindi alla fabbrica che produce i nostri capi. Noi produciamo le scarpe in diversi paesi del mondo. Dove scegliamo di produrre determinati articoli non è solo per la tipologia di scarpa, ma è anche per la tecnologia che vogliamo ottenere in quel paese, la tecnologia che è disponibile in quel paese. Ci sono scarpe dove puoi produrle solo in determinati paesi. Oggi l'Asia è diversa da quella che conoscevamo 20-30 anni fa. Oggi l'Asia è un paese produttivo e ha molte strutture molto valide nella confezione. Die Geschichte muss man da auch wirklich berücksichtigen. Es ging ja damals los, dass die Textilindustrie in Europa immer mehr nach Asien abgewandert ist. Und wir sehen heute, dass mit die größten Textilhersteller der Welt kommen aus Taiwan, aus China. Und wir sehen dort auch eine enorme Expertise, gerade was diese Textilien angeht, hochspezifizierte Textilien, sehr leistungsfähige Textilien, aber auch diese Lieferanten sind auch in der Lage, sehr große Volumen zu fahren. Per questo motivo, come azienda, abbiamo spostato l'attenzione da dove produciamo i nostri capi o accessori, quindi in che paese, a come li produciamo. E quindi cerchiamo di mantenere lo stesso standard di prodotto e lo stesso anche attenzione alle persone ovunque andiamo a produrre i nostri capi. Non è più dove le aziende vanno a diminuire il prezzo, ma è un appunto continente dove si va per dare valore aggiunto al prodotto e quindi è molto importante valorizzare, oltre che il prodotto, le fabbriche e i posti dove andiamo a produrre. L'azienda nasce negli anni 2000 con la produzione del seamless. Questo tipo di tecnologia deriva dalle macchine circolari che normalmente venivano utilizzate esclusivamente per la calzetteria ed è stata adattata poi per indumenti, underwear e outwear. La nostra produzione è assolutamente made in Italy al 100%, facciamo solo l'operazione della tintura ma praticamente a chilometro zero. Noi praticamente ci occupiamo dello sviluppo dell'articolo, comprendendo la grafica del prodotto, i filati che vengono utilizzati e poi creato il tubolare, dopo chiaramente tutte le dinamiche particolari che servono per industrializzare il prodotto, viene portato in tintoria e poi rientra per le fasi di assemblaggio, chiaramente dopo scrupolosi controlli qualitativi. C'è una lunghissima storia di persone che sono state coinvolte nelle attività delle scarpe. Tutte le persone che lavorano da noi hanno o un nonno o uno zio che o aveva una piccola fabbrica o ha lavorato per una qualche azienda di scarpe o di scarponi. La nostra azienda in questo momento, lavorando per grandi brand di qualità, abbiamo le persone qualificate che hanno avuto, come si dice, la scuola proprio della calzatura e in più, mentre per i manuali li stiamo addestrando adesso, facciamo un corso anche per il lavoro manuale. Abbiamo valutato che il lavoro manuale è di qualità anche quello. Fa parte sempre alla lavorazione della calzatura. Il fare scarpe è sempre stata la mia unica passione e il mio unico lavoro, quindi ho sempre fatto questo e mi piace farlo. Lo faccio perché mi piace, è la mia passione. Il know-how di queste persone non è solo un know-how perché hanno imparato qualcosa, ma
tutte le persone qua hanno avuto, avendo avuto un parente, un nonno, hanno probabilmente un link, un collegamento con il mondo delle scarpe. Per uno che sviluppa scarpe è fondamentale vivere nell'ambiente dove le scarpe vengono prodotte, perché capisci immediatamente cosa si può fare e cosa non si può fare. E questo si è trasferito anche a livello istituzionale, nel fatto che ad esempio esistono delle scuole per imparare a lavorare sulle scarpe. Perché vedendo la conoscenza del personale puoi immaginarti la futura scarpa che realizzerai. Negli anni 90 o anche all'inizio del 2000 la Romania era vista come un paese povero, sottosviluppato, ma quello che è successo negli anni è che alcuni imprenditori veneti e anche di Montebelluna hanno iniziato un percorso di evoluzione tecnica e in questo momento troviamo in quel paese una manodopera molto professionale. Puoi avere la migliore scarpa del mondo in mente, ma non riuscire a realizzarla perché sei nel posto non corretto. E troviamo delle fabbriche che sono in grado di produrre una qualità buona, assolutamente costante. Mi piace pensare che le idee e lo stile italiano in diversi modi vengono poi inviati in diverse parti del mondo e raggiungono consumatori di tutti i paesi.